Per quanto sia bello ammirare le immagini sul monitor, fissate alla parete hanno tutto un altro impatto. Nell'odierna puntata di Color Class Namibia avremo modo di scoprire insieme come sono state preparate tecnicamente le mie foto, al fine di garantire che l'esito della stampa sia quanto ho visto a monitor. Ci troviamo da Whitehall, a Fraken, e alle mie spalle stanno stampando le nostre immagini. Gettiamo uno sguardo dietro alle quinte. Abbiamo preso posto in ufficio e i colleghi di Whitehall hanno effettuato la stampa del nostro motivo, che avete avuto modo di ammirare a Bonn, sui materiali più diversi. Il processo di stampa, inchiostro, pigmenti e composizione della carta e delle fibre hanno un'enorme influenza sull'effetto estetico finale. Queste sono caratteristiche immutabili. Questo punto qui sopra, dove in realtà il colore è grigio scuro, c'è una finitura di colore nero al 100%. Più scuro di così non si può. E non possiamo influire su questo aspetto neanche digitalmente. Questo è il massimo che possiamo ottenere. Quello che possiamo fare digitalmente è simulare l'effetto che il materiale su cui viene stampato avrà sul file. Per questo abbiamo bisogno di profili ICC che nel caso di Whitehall possiamo semplicemente scaricare dal loro sito web. Se ora attiviamo la visione soft proof, possiamo già vedere sullo schermo il risultato finale stampato, qualora lo mandassimo inalterato in produzione. Ovviamente non siamo obbligati a inviare il file esattamente così com'è. Abbiamo sempre la possibilità di modificare leggermente il file e ottimizzarlo a vista. Naturalmente non nelle estremità del bianco o del nero pieno, ma nei mezzi toni di grigi e colore, valorizzando quindi al meglio quello che il materiale a disposizione ci offre. Entriamo nei dettagli cominciando con Photoshop. In Photoshop basta andare su View, Setup Proof, Custom. Poi scegliete il profilo di carta ICC appropriato. In questo caso Whitehall ICC Canvas Opaco. Molto importante. L'intento di rendering dovrebbe essere impostato su colorimetro relativo. La compensazione del punto di nero deve essere attivato e il colore della carta deve essere simulato. Se confermiamo, ora vediamo che l'immagine appare nettamente diversa da prima. Certo, come già menzionato precedentemente, non posso cambiare il bianco e nero, ma posso accentuare un poco il contrasto, per esempio. Come si può vedere dall'istogramma, questo fa sì che le alte luci e le ombre siano leggermente oltre al limite di scala, ma l'immagine, nel suo insieme, viene molto più incontro all'esito stampato che desidero. Un altro aiuto visivo che fornisce un avviso se una determinata immagine ha valori di colore critici o problemi di resa cromatica e di riproduzione della scala di grigio è il Gamut Warning. Per un esempio pratico, torniamo alla prova colore e attiviamo il Gamut Warning. Grazie a questa funzione, Photoshop identifica i colori fuori gamma che non potranno essere stampati. In questo caso, si può vedere che gran parte del cielo ha una tonalità non riproducibile sul sistema di stampa scelto. Allora possiamo agire leggermente su queste tonalità di blu in maniera da arrivare a valori di colore stampabili. Così siamo certi che avremo migliori risultati e una bella transizione omogenea senza disuniformità.
Per mostrarvi il flusso di lavoro softproof in Lightroom, ho scelto una carta opaca Fuji con l'applicazione su pannello di alluminio. Per simulare questo passaggio, andiamo ora in Lightroom. Attiviamo la modalità softproof facendo clic su softproof. Qui sopra c'è un piccolo menu e qui creiamo una copia di prova. Selezionate il profilo giusto, in questo caso quello della carta Fuji opaca. Importante, l'intento di rendering è di nuovo colorimetro relativo e il colore della carta e il colore di stampa devono essere simulati. Per praticità è meglio selezionare un'altra modalità di visualizzazione, per esempio due riquadri affiancati. Ecco, vediamo qui a sinistra il nostro file originale. A destra il file di prova che possiamo modificare ulteriormente per avvicinarla il più possibile al file originale. In tal caso modifico la temperatura rendendola un po' più calda, perché la prova colore di riferimento rende automaticamente l'immagine un po' più fredda. Non mi sarà comunque possibile raggiungere una maggiore saturazione del blu che è già al 100%. Quello che posso fare è regolare leggermente il livello di luminosità del blu per ottenere l'effetto da me desiderato. E l'arancione lo rendo ancora un po' più scuro. Adesso sono arrivato ad un punto in cui suppongo che il file abbia l'aspetto desiderato. Se esco dall'anteprima softproof e torno alla visualizzazione normale a pieno schermo, posso constatare che il file ha un aspetto diverso dal file originale. Il file originale è leggermente più scuro. Il file di cui ho bisogno per fare in modo che l'immagine stampata sia coerente con questa particolare stampa su carta opaca deve pertanto essere leggermente più chiaro. Non mi sarei aspettato questo risultato e senza la prova colore non me ne sarei accorto. Ma è esattamente quello che voglio conseguire, creare un file ottimizzato che, in combinazione con la periferica di stampa e il supporto utilizzato, produca esattamente quello che mi occorre. E questa è esattamente quello che mi consente di fare la visione softproof. Siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio insieme. Abbiamo avuto l'occasione di scoprire magici paesaggi. Siamo tornati con una quantità enorme di immagini fantastiche. Grazie per averci seguito e di aver condiviso la nostra passione per questo affascinante paese. Un caloroso saluto a tutti dalla Color Class Namibia.